Io sono Maurizio Parrini, sono residente qua a Paciano ormai dal 1977 perché sono nato a Roma. Sono quindi oltre 45 anni che sto qui. Ho fatto parte anche dell'amministrazione comunale per molti anni. E ora sono in pensione e guarda caso mi sto dedicando un pochino alla cooperativa L'Olivo, che diciamo è sorta già ormai da oltre 25 anni, diciamo che ha vissuto un periodo di stasi perché è stata un attimino ferma e stiamo cercando di ridargli un impulso nuovo, insomma, no? Quindi cercando di innanzitutto riavvicinare tutti i soci perché stiamo intraprendendo delle iniziative nuove per portare nei periodi di settembre, ottobre, novembre, intanto per cominciare, che è il momento della cognitura poi delle olive. Gruppi di persone o pullman di persone per fargli vivere questa esperienza, insomma. E mio padre era nativo di Paciano. Io a febbraio del 77 mi sono congedato da far militare. Sono venuto su a trovare i parenti, mia zia in particolare, mio nonno. Dovevo star qua 3 giorni e ci sono 45 anni che sto qui. Ecco qual è il discorso. No, mio nonno si è sentito male, ero il più grande dei fratelli, stai su te, aiutali, dagli una mano. Dopo ho trovato il lavoro, ho trovato l'amore, ho trovato poi l'ambiente forse anche giusto, no? E sono rimasto qui, stop, insomma. Io sono Fabio Rosi, a differenza loro sono originario qui di Paciano, sono nato qui, ho sempre vissuto qui e mi sono sempre un po' dedicato agli olivi. Ho imparato da mio padre, da mio nonno, e non ho mai fatto corsi di potatura, ho soltanto semplicemente imparato dal loro saper fare. E l'ho sempre fatto, perché anch'io sono in pensione, ho fatto l'artigiano, ero dipendente poi e adesso sono in pensione, ecco, mi dedico, c'ho anch'io di mio un centinaio di piante d'olivo e oltre a questo, ecco. Io sono Alfredo Colnago, sono compaesano da Domenico Villa e quando sono andato in pensione mi ha coinvolto portandomi qua e sono stato veramente estasiato dal paesaggio, dagli olivi, che io prima non conoscevo assolutamente niente degli olivi, cioè non conoscevo neanche il sapore diverso dell'olio, quello che si compra al supermercato e quello invece prodotto sul campo, cioè è tutta un'altra cosa. E quindi sono 4 anni quasi che vengo giù con lui, quando ho la possibilità di venire giù, vengo giù, così mi rilasso, mi riperdo un po', imparo perché non ho mai fatto nessuna di queste attività prima, perché prima ero un dipendente in una grande azienda, una piccola azienda su al nord che faceva tutt'altra cosa. Poi mi ha coinvolto e sono venuto giù con lui. Fino a 20 anni fa, 25 anni fa, prima si raccoglievano le olive per terra, poi si saliva sulla pianta, si coglieva, cioè non c'era una cultura che c'è arrivata invece nel momento in cui il mulino è stato gestito, diciamo così, da un gruppo di imprenditori che hanno cominciato a dirci e spiegarci che probabilmente il prodotto olio, no? Colto
prima dà dei risultati sì in termini di resa minori, ma in termini qualitativi migliori. E qualcuno ha cominciato, no? Ha cominciato a cogliere prima, ma ha cominciato a vedere che effettivamente la qualità del prodotto che ne derivava era altamente superiore. Abbiamo semplicemente una cesoia a batteria e un seghetto, non serve praticamente altro. E la scala, cioè per la scala che si cerca di utilizzare meno possibile, meno perché possibile. Utilizziamo anche dei svettatori o delle seghe. Lo svettatoio però è un'altra cesoia con sì, un'altra cesoia che si allunga praticamente. Ecco, vedete, viene lasciato un ramo, diciamo, che ha il compito di portare la linfa in alto, dalle radici porta la linfa in alto. Questi rami ne vengono lasciati 3-4, di solito sono 4 per ogni pianta, che poi dopo diventeranno i rami principali. Termine tecnico sarebbe branchia. Linea massima già sarebbe finita la pianta, perché abbiamo dato luce dentro, sopra con lo è areggiata e basta. Dove non si arriva si utilizzano anche questi attrezzi.